Luciano De Paolis, vorrei raccontarvi la storia della mia vita in aeronautica. Al termine della scuola di Caserta fui trasferito a Pratica di Mare, da lì poi trasferito a Grosseto nel 1963 perché erano arrivati gli F-104. Ero già stato contattato precedentemente per fare atletica leggera con la squadra del Ministero, ma ho detto che non potevo continuare a fare atletica leggera anche perché ero ingrassato. Il maresciallo Manuel Rabito mi ha proposto per l'attività bobistica, mi ha aperto un mondo del quale ignoravo l'esistenza. Nel 65 sono andato a Cortina d'Ampezzo dove ho iniziato l'attività bobistica vera e propria. Non sapevo cosa erano le altre piste di bob. Successivamente mi sono reso conto che Cortina era in quel momento, e lo è maggiormente adesso, la più impegnativa pista del mondo. In quel periodo non c'era una preparazione come poi c'è stata successivamente, quindi il bob di conseguenza era abbastanza pericoloso. I dirigenti non ci mandavano lungo la pista a guardare il bob che scendeva perché pensavano ne saremmo stati colpiti e forse qualcuno avrebbe lasciato. Io ho cominciato con un buon pilota dell'aeronautica, che sicuramente era un asso dell'aeronautica perché era della pattuglia acrobatica, ma il bob è un'altra cosa. E avemmo un incidente e lui lasciò perdere, decise, non era preparato ad affrontare il bob, non aveva fatto una scuola adeguata. Così passai dietro un altro pilota che aveva scaricato un mio amico di Grosseto, proprio che era venuto anche lui. Con questo avemmo un incidente bruttissimo. Io nella mia ignoranza non mi ero reso conto che avevo rischiato la vita in quell'incidente. Ma arrivato al traguardo ho dato una pacca sulla spalla al pilota, il quale era terrorizzato, pure lui ha lasciato perdere. Siamo passati poi nel bob a 4, è finita la settimana. Ho trovato finalmente un pilota adeguato, era uno che aveva smesso per un grave incidente ma aveva ricominciato, quindi lui era in prima categoria precedentemente ed era passato in seconda categoria perché non aveva più corso per un paio d'anni. Vincemmo i campionati italiani di seconda categoria, ma quello che è più importante, facemmo anche il record della pista. Il mio primo pilota è stato Pettarini, il secondo Ragazzi. E poi ho trovato finalmente Giulio Calbucci, che era un ottimo pilota, anche se aveva avuto un grave incidente. Così mi presentai ai freni di Giulio Calbucci nel 66. A Cortina nel 66 ci sarebbero stati i campionati del mondo. Avevano stabilito che i campionati italiani valevano come selezioni per i campionati mondiali. I primi tre sarebbero restati a Cortina a fare i mondiali, il quarto e il quinto sarebbero andati a Garmisch a disputare i campionati europei. Quell'anno in partenza c'erano 24 equipaggi di bob a 4. Noi arrivavamo sesti, ma ultimi di quelli che hanno tagliato il traguardo, perché nel frattempo 21 equipaggi erano finiti all'ospedale. Da sesti non ci aspettavano i campionati europei, ma ci partecipavamo lo stesso perché il quinto classificato si rovesciò dopo il traguardo e non era in grado di partecipare. Agli europei di Garmisch l'Italia era rappresentata da 8 atleti, tutti dell'aeronautica militare. Italia 1 era pilotata dal maresciallo pilota Magnarini, mentre Italia 2 con me e Freni c'era il maresciallo pilota Giulio Calbucci. Il primo giorno di allenamento i due equipaggi dell'aeronautica staccarono nettamente gli altri equipaggi. Speravamo che continuasse così, ma un vento caldo cominciò a sciogliere la pista e la gara non fu disputata. Rimanemmo delusi dallo sciogliersi della pista perché, visto le aspettative, speravamo in una nostra vittoria. Nel 1967 l'organizzazione intera del bob fu presa dall'aeronautica militare, dalla sanità con medici e infermieri militari dell'aeronautica, al generale Follini che era il responsabile unico della sezione bob, al maresciallo Di Lario che era il nostro preparatore atletico. Eravamo alla vigilia delle Olimpiadi di Grenoble 1968. Il maresciallo Di Lario fece per la prima volta, credo, io prima non c'ero, una preparazione atletica in due stage di 15 giorni in autunno a Chiavari. Durante questa preparazione una sera fui avvicinato da Eugenio Monti, il quale mi chiese per cortesia se avessi avuto la possibilità lui aveva bisogno di un frenatore, lo cercava, avrebbe avuto piacere di scendere con me. Ora vorrei dirvi chi era Eugenio Monti. Alla fine della sua carriera contava, lasciamo perdere i bronzi e gli argenti,
11 titoli mondiali e 2 ori olimpici. Nell'ambito bobistico aveva chiamato il Rosso Volante per i capelli rossi ed era una vera leggenda del bob, lo è ancora adesso. In qualsiasi parte del mondo sarebbero scesi con Eugenio Monti, era l'unico più grande di tutti. Mi stupì la sua modestia e naturalmente accettai. Eugenio Monti aveva smesso di fare il bob, ma l'anno prima si era ripresentato di nuovo in partenza per avere un'ultima chance olimpica. Adesso aveva 40 anni, non aveva mai avuto una possibilità di vincere l'Olimpiade per vari motivi. Ripeteva tutti i giorni che avrebbe dato tutti i suoi trofei per una medaglia d'oro olimpica. Il bob dura una settimana per ogni specialità, 5 giorni di allenamento e 2 giorni di gara. I 5 giorni di allenamento vanno ben spesi, cercando di lasciare le forze fino all'ultimo, di non consumarsi. Io lo vedevo eccessivamente teso, lo vedevo così proteso alla voglia di conquistare la medaglia che forse stava esagerando. Cominciamo le giornate di allenamento, tutti i giorni facevamo un nuovo record della pista. Lui stava in perfette condizioni. Il giovedì però aveva una temperatura molto alta, se ricordo bene era circa 39. Il medico voleva impedirgli di scendere, ma lui non voleva perdere le discese all'allenamento, così decise di scendere lo stesso. E dopo una disastrosa prima discesa, irriconoscibile per uno come lui, la seconda discesa facemmo lo stesso identico numero, ma con un incidente abbastanza brutto. Devo dire che lui aveva avuto lo stesso incidente l'anno prima a Grenoble, nella stessa curva, e questo in qualche modo aveva permesso a me di scendere come frenatore con lui, perché il suo frenatore era rimasto lesionato al braccio sinistro. La carenatura del bob si svergolò abbondantemente, questo ci portò 2 giorni dopo in gara con un bob non aerodinamico perfettamente. Era il primo giorno di gara. Rinaldo Guatti era sceso tra i primi, aveva fatto un suo tempo che poteva essere un tempo di paragone per noi, 1:11:85. Non era un gran tempo quello di Guatti, ma poteva essere comparato perché era un ottimo pilota. Arrivò il momento che scese Jon Pansur, il pilota di Romania 1, 1:10:20. Era un tempo eccezionale, aveva battuto gli altri di parecchio. Era un tempo incredibile per noi, i rumeni gioivano come potete immaginare. Noi scendevamo dopo di loro, per la prima volta in tutta la settimana era stata una discesa disastrosa, avevamo preso tutti i muretti. Bisogna dire una cosa, il signor Paes era quello che aveva costruito i bob e ci cambiava i pattini, evidentemente lui ci aveva messo dei pattini anche più veloci ma meno manovrabili. Per cui avevamo preso tutti quei colpi, io non sapevo che cosa gli era successo a Eugenio Monti, che forse era negato per le Olimpiadi, che forse non era in buone condizioni perché aveva una temperatura così alta 2 giorni prima. E mi accingevo a mettere i pattini sotto, i salvapattini sotto i pattini, quando sentì l'altoparlante, non riuscì a capire il tempo, ma sentì record della pista. Questo per me fu... potete immaginare cosa, io non so, la discesa era andata malissimo, ma avevamo il record della pista, quindi per loro eravamo i più veloci. La pista non era stata costruita bene, all'uscita delle curve i bob partivano sempre nella parte interna del ghiaccio provocando guasti, buche anche abbastanza grandi. La temperatura non era l'ideale per fare il bob, stavamo poco sotto lo zero, addirittura sopra lo zero. Le riparazioni del bob vengono fatte con neve mischiata d'acqua. A temperature basse la neve è messa a coprire i punti di rottura, si ghiaccia abbastanza presto. Lì ovviavano con azoto liquido, 196 gradi sotto zero. Il risultato era che la superficie era perfettamente ghiacciata, ma all'interno c'era neve ancora mischiata d'acqua, che al successivo bob provocava la fuoriuscita violenta di questa neve e molte volte andava a coprire completamente gli occhiali dei piloti. Visto che era già successo molte volte in allenamento, Eugenio Monti mi aveva preavvertito, ci eravamo messi d'accordo. Mi disse, guarda, se succede a noi, tu prendi, strappami gli occhiali al rettilineo successivo e io posso guidare benissimo senza occhiali, l'ho fatto già altre volte. Facemmo una seconda discesa non eccezionale ma buonina. Naturalmente la terza discesa successe quello che dicevo prima.
arrivati a tre curve dalla fine, lui prende questa buca che gli butta tutta questa massa di neve addosso. Io ero convinto che non vedesse niente, ma lui mi aveva detto che mi avrebbe avvertito girando la testa a destra. La testa lui nella concentrazione non la girò, si dimenticò di girarla, e io non volevo togliergli la concentrazione togliendogli gli occhiali solo perché pensavo che l'avesse avuto. Alla prima curva successiva c'era il tempo precedentemente, perché le finire era abbastanza lungo. Non l'ho fatto, me ne pento, ma era un momento che pensavo che non potevo rovinare tutto. Me ne sono accorto quando lui ha tenuto tutte le traiettorie delle tre curve, una dietro l'altra, in basso. E ho capito che lui non vedeva, non ha fatto le traiettorie solide. Lui normalmente si alzava molto della curva per sfogare la forza centrifuga. Quella discesa perdemmo il nostro primato in classifica di 10 centesimi a favore di Germania 1. Va detto che dopo la prima giornata di gara ci furono una serie di rinvii dovuti all'aumento della temperatura. La temperatura sfiorava lo zero, addirittura era sopra lo zero, la pista non teneva. Così rinviarono ad ore successive. Per noi era terribile perché non portavamo via i bob con il camion per riportarli in garage e quindi ricaricarli un'altra volta, ma allo stesso tempo non potevamo lasciarli abbandonati, quindi qualcuno di noi doveva rimanere lì a sorvegliare i bob perché temevamo qualche sabotaggio. Dopo la terza discesa, per un disguido organizzativo, il nostro bob era rimasto alla fine, all'arrivo, e la pista era già libera per la nostra discesa. Quando sono salito su, io volevo fare un po' di riscaldamento perché mi era congelato, ero rimasto fermo, e anche sul cassone del camion per controllare il bob. Eugenio Monti era eccitatissimo perché era molto tempo che stava lì ad aspettare il bob che tornasse, ma obbligato, giustamente, anche perché la pista si stava sciogliendo completamente, ma obbligato a scendere, non voleva che fosse annullata la quarta manche. Così siamo scesi, ma ho avuto la spiacevole sorpresa che l'equipaggio tedesco che scendeva dopo di noi mi ha battuto di un centesimo, un misero centesimo sul tempo di spinta, ma si è rivelato importantissimo. In tutta la mia carriera bobistica non ho mai visto una pista in quelle condizioni. Si pensava non si potesse scendere. Noi scendemmo e facemmo 1:10:05, battendo il nostro stesso record di 1:10:13. Ormai eravamo convinti che le Olimpiadi le avessimo vinte. Io saltavo di gioia, soltanto Eugenio Monti, che mi faceva un po' ridere, diceva: aspettiamo Flottenbauer, aspetta, non abbiamo ancora vinto. Io ripetevo: ma che sarà aspettare Flottenbauer? Chi è che è in grado di fare un tempo del genere a questo punto? Flottenbauer era un pilota fantastico, e Bader era un bravo frenatore. Erano 60 kg più pesanti di noi, quindi per regolamento noi potevamo mettere la zavorra sul bob, l'avevamo messa naturalmente, e noi avevamo un bob 60 kg più pesante del loro in partenza. Questo non mi aveva impedito fino a quel momento di avere il record della spinta. Invece lì loro per un centesimo mi hanno sottratto il record della spinta. Io ci sono rimasto male, ma quello che importava era il tempo finale. La discesa nostra era sempre una discesa eccezionale, non credo che ci fossero stati nemmeno Superman poter fare meglio. Insomma, ai 500 metri c'era il primo intertempo. Beh, sorpresa, ai 500 metri avevano 10 centesimi di vantaggio sulla nostra discesa record, ai 1000 metri 20 centesimi, che aggiunti ai 10 che avevano in precedenza diventavano 30 centesimi, quasi difficili da perdere nelle ultime curve. Rimasi di ghiaccio. Non sono un cattolico praticante, però in quel momento ho pensato che potesse esistere qualcuno, e vigliaccamente ho pensato che non per me, ma per Eugenio Monti, che aveva 40 anni. Allora ho pregato Gesù Cristo, ho detto: se fallo per lui, io sono un vigliacco, non vado a messa, non ti prometto che ci andrò dopo, ma se c'è una giustizia Eugenio Monti deve vincere, fagli prendere una piccola botterella o qualcosa che perda quei 30 centesimi per fare almeno 1:10:15, così fa lo stesso nostro tempo, ma vinciamo noi perché per regolamento abbiamo la discesa più veloce. Evidentemente il paradiso sul grande schermo, qualcuno stava guardando la televisione, forse essendo stato l'unico che ha pregato perché gli altri stavano scendendo, hai sentito le mie preghiere,
ha fatto 1-10-15 facendo su 4 manche, cosa veramente strana, lo stesso identico tempo nostro. Ora danno la medaglia d'oro a tutte e due. In quel momento il regolamento dava la medaglia d'oro a chi aveva fatto la discesa più veloce. Con la possibilità della discesa più veloce lo danno alla seconda, poi alla terza e alla quarta discesa più veloce, poiché il tempo era lo stesso, avrebbero dato la spinta più veloce, quindi era quasi impossibile. Però è successo. Bisogna dire una cosa, noi bobbisti normalmente segnavamo i tempi degli altri dicendo in questo caso 1-10-16 flotte perde, 1-10-14 vince. All'1-10-15 non c'era preparato nessuno, c'ero preparato solo io perché l'avevo pregato. Allora vedevo tutti gli altri che erano convinti che avessimo perso, io strillavo che avevamo vinto, facevo le capriole dalla gioia, gli altri mi davano del cretino, mi affregavo, abbattuto. Ho saputo che perfino Eugenio Monti, che stava in cabina radio con Sandro Ciotti, il famoso Sandro Ciotti, che era un grande amico di Eugenio Monti, mi ha raccontato che lui era seduto su uno sgabello e quando ha visto 1-10-15 ha detto una parola che non dovrei dire, ma è la storia. Ha detto ma ci va, e si è afflosciato sullo sgabello. Io continuavo a dire che avevamo vinto, l'altoparlante annuncia improvvisamente attenzione, attenzione, Italia, Alemania, Galité, medaglia d'oro. E io strillavo, vabbè, medaglia d'oro, ma quale Galité, medaglia d'oro, per noi sì. Poi ho saputo che il generale Follini è andato nella sala dove davano i risultati e ha preso da parte il presidente della Federazione Internazionale, gli ha fatto leggere il libretto del regolamento e questo si è precipitato subito al microfono e ha rettificato attenzione, attenzione, se vous plaît, Italia, medaglia d'oro, Alemania, medaglia d'argento. Devo dare atto al generale Follini che era certamente completamente a conoscenza di tutti i risvolti del regolamento, perché in pochi secondi ha fatto rettificare anche con una certa energia, mi dicono, l'annuncio dell'Italia e della Germania. Fu così che otteniamo l'oro in solitaria. Eugenio Monti aveva raggiunto il traguardo più ambito della sua vita, quello per cui avrebbe dato tutti i suoi trofei per una medaglia. Ma dopo ho scoperto che già cominciava a pensare al Bob a 4, era incontentabile. Questo era il suo grande carattere. Qualsiasi altro pilota, come poi era successo nella storia precedente delle Olimpiadi, Bob avrebbe gioito, avuto delle ore di felicità nei giorni successivi. Ho scoperto il pomeriggio che lui già pensava ai problemi del Bob a 4, me ne faceva partecipe fino all'ossessione. La gara del Bob a 4 fu una gara quasi anonima. Facemmo due discese ottime, ma non facemmo il record della pista. Lo svizzero Vicky fece il record della pista. Noi vincemmo, in partenza fummo spettacolari. 4:28 la prima spinta sui 40 metri di partenza, immaginate cosa significa sui 100. Io ricordo che un giornalista americano venne lì con occhi sbarrati ci chiedeva come fosse stato possibile fare 4:28. Io gli dissi che la seconda avremmo fatto 4:25 perché i due interni mi avevano portato via il Bob un attimo prima. La seconda discesa facemmo, io avevo scherzato un po' pensavo che facemmo 4:25, proprio quello che avevo dichiarato. Questo giornalista americano che parlava perfettamente l'italiano venne lì, mi guardava come se fossi un indovino, uno che prediva il futuro, e con gli occhi sgranati. E Eugenio Monti non era invece soddisfatto, perché lui avrebbe voluto vincere il Bob a 4 con la peggiore spinta e con il record della pista. Ad Olimpiadi finite portando a casa due medaglie d'oro, che aggiunta a quella di Erika Lechner nello slittino e Franco Nones nella 30 km di fondo, fece il totale di 4 medaglie, che uguagliava alle 4 medaglie d'oro vinte nelle 9 Olimpiadi precedenti.
dal 1968 lo stato maggiore dell'aeronautica inglobò le altre forze armate nella sezione Bob. Così divenne da aeronautica militare sezione Bob, centro Bob forze armate. Per questo motivo ai campionati italiani dell'anno successivo, 1969, nel Bob A4 mi ritrovai con un equipaggio misto tra due dell'aeronautica, il maresciallo Regomosa e io ai freni, e due carabinieri, Faedda e Basuino, come interni nel nostro Bob A4. Quando avevamo bisogno di preparazione atletica, in previsione dell'attività agonistica, facevamo una preparazione atletica a Vigna di Valle, il nostro centro sportivo sul lago di Bracciano. Qui avevamo anche un Bob con delle rotelle dove si poteva insegnare ai novizi la spinta, e anche per noi era utilissimo allenarci nel modo specifico. I nostri dirigenti erano degli elementi molto capaci. Seppero gestire nel 69 una situazione anche un po' anomala. Avevamo due piloti di un buon futuro, si prospettavano due ottimi piloti, Servadei e Frigo, con cui ho corso poi successivamente, anche con Servadei qualche volta. Lì eravamo per fare i campionati italiani che servivano come selezione per i mondiali che si sarebbero svolti all'Eck Placid negli Stati Uniti. Ma per circa 10 giorni Cortina fu bloccata da una nevicata fortissima che aveva seppellito tutta Cortina. Così ritardarono i campionati italiani e non fu possibile mandare elementi a Cervinia a fare i campionati europei. A Cervinia noi eravamo in quel periodo una nazione che aveva due piste, eravamo stati la prima nazione con due piste funzionanti. E non avere gli italiani che partecipavano ai campionati europei in Italia era un po' strano, e nessuno voleva andare ai campionati europei perché tutti speravano di qualificarsi per i mondiali. I nostri dirigenti si riunirono una sera e decisero che, visto che le probabilità di qualificarsi per Frigo e Servadei fossero minime a Cortina, una pista che non conoscevano, avevano fatto la scuola di guida a Cervinia loro l'anno prima, li mandarono a Cervinia. E fare i campionati europei è quasi la stessa cosa che fare i mondiali, perché in quel periodo i piloti più forti del mondo stavano tutti in Europa. Ebbene, Servadei nel Bob A2 si qualificò terzo e Frigo quinto. Fu un risultato eccezionale, non è facile competere con i piloti che c'erano in quel momento. Mi qualificai come terzo classificato ai campionati italiani insieme a Remo Mosa ad andare alle classi per disputare i mondiali. Ci premiarono e ci mandarono a Cervinia ad assistere ai campionati europei. Arrivati a Cervinia io ero convinto solo di assistere ai campionati europei. Mi pregarono di spogliarmi subito la mattina appena arrivato e di scendere, perché avrebbero voluto vincere qualcosa ed era possibile sicuramente vincere la spinta, visto che in quel momento io perlomeno credo fosse il più forte che c'era in giro. E mi chiesero di indicare un altro che potesse far parte dell'equipaggio. Tra i due carabinieri assicurai che questo Basuino praticamente era forte. Così chiesero a Servadei, ma Servadei disse che avrebbe preferito continuare a scendere col suo equipaggio. Frigo invece aveva forse più voglia, forse aveva pensato che poteva approfittare di più della spinta, e Brancaccio, che era il frenatore, passò al terzo posto, Basuino al secondo ed io come frenatore. Formammo un equipaggio formidabile, con la nostra spinta forse molti altri avrebbero potuto vincere, però devo dire anche che Frigo fu un eccezionale pilota, perché fece 3 record della pista. E non è facile fare i record della pista, anche se poi le piste migliorano di anno in anno. Non fece delle discese perfette, io da dietro potevo vedere perfettamente tutto. Alla fine vincemmo ampiamente i campionati europei. Per me fu una gioia grandissima, non so se è uguale a quella delle Olimpiadi, ma fu come un riaffermare la nostra forza bobistica. E poi c'erano degli amici sul bob dell'aeronautica, anche il carabiniere, ma il mio amico Brancaccio e Alberto Frigo, che erano appartenenti alla mia stessa arma, mi rendevano orgoglioso per questa vittoria. Nel 1970 i mondiali si svolgevano a St. Moritz in Svizzera. Dopo una grande delusione del Bob A2,
Ilario spinse il commissario tecnico Gianni Monti ad imporre gli equipaggi che lui pensava fossero i migliori. Per mia fortuna questa volta c'era presente il maresciallo Di Lario, il preparatore atletico, una persona che pensava che sempre dovessero partecipare i migliori alle competizioni, senza ordine di scuderia o di club. Così Eugenio Monti pensò che il miglior pilota fosse l'Esordo e gli misero dietro un equipaggio che gli dette una spinta tale in partenza, la migliore in assoluto del mondiale, che lo portò a vincere, non dico agevolmente, ma a vincere il campionato del mondo. 1971 Mondiale di Cervinia. Dovevamo vincere uno dei due equipaggi italiani. Io pensavo che avremmo vinto noi, ma se avesse vinto l'altro, Oscar D'Andrea, io correvo con Giorgio Alverà, io sarei stato felice, perché con Oscar D'Andrea come interno c'era Antonio Brancaccio, mio grandissimo amico sottufficiale dell'aeronautica, che non ha avuto quello che meritava nel Bob. Non sto qui a spiegare, ma un'azione disonesta ha fatto in modo che gli equipaggi italiani fossero handicappati, e così con gli equipaggi meno mali siamo arrivati Oscar D'Andrea secondo e noi quarti. Posso dire che in quel periodo non arrivare primi per gli italiani era un insuccesso, tanto che Oscar D'Andrea, che arrivò secondo, fu tacciato di uno che non vinceva nemmeno a Cervinia e quindi era da far fuori dalla nazionale. 1972, Sapporo, Olimpiadi in Giappone. Ebbi l'onore di portare la bandiera della nazionale italiana alla cerimonia d'apertura perché ero il più medagliato in quel momento. E nonostante poi in allenamento su qualche prova feci le migliori prestazioni in spinta di tutto il circo olimpico, in gara purtroppo nel Bob a 2 non ho partecipato. Nel Bob a 4 fui frenatore di Gaspari, il quale convinto di fare meglio nel 2 si era ormai scaricato e arrivammo ottavi, che per noi era una catastrofe. Nel 1974 Cervinia ospitava i campionati mondiali militari di Bob. Non bisogna sottovalutarli perché molti che praticano il Bob sono militari e quindi avevamo oltre molti delle nostre forze armate in prima categoria. C'erano gli svizzeri che sono tutti classificati come militari, quindi gli svizzeri sono sempre stati al primo posto tra i primi nel Bob. E io correvo con un Brancaccio che non era un prima categoria, era ancora un terza categoria. L'anno prima aveva provato a guidare il Bob perché aveva il patentino ma non l'aveva mai provato e si era diventato un pilota eccezionale. Ed era un pilota eccezionale, ma non poteva avere l'esperienza degli altri. Nonostante questo, fino all'ultimo giorno dell'allenamento battevamo nettamente tutti, sempre i primi in classifica, sempre avanti a tutti. Purtroppo nel sorteggio fummo sorteggiati come su due manche soltanto del campionato, come ultimi della prima e prima della seconda. Avemmo due disavventure gravi. Nella prima lui scivolando mise la scarpa a rovescio con le puntine metalliche che la tenevano incastrato al piede sotto lo schienalino del sedile. E si fece più di mezza discesa su un ginocchio senza poter star seduto, con quello che ne consegue. Nella seconda marcia purtroppo invece a me mi saltò un muscolo, rimasi aggrappato al Bob frenando in spinta la velocità, saltai sullo stesso e nonostante questo ci qualificammo secondi, per noi fu però una delusione perché dovevamo vincerlo. 1975, campionati del mondo a Cervinia. Io ormai ero 34enne con quel problema muscolare dell'anno prima e avevo deciso di smettere con il Bob. Facevo il vice direttore di pista. Il mio amico, quasi fraterno amico Brancaccio, mi chiese che se fossi sceso con lui avrebbe partecipato ai campionati italiani, prima di seconda e terza categoria, poi eventualmente di prima categoria, se avesse fatto dei risultati tali da scalare la categoria successiva. Io avevo avuto già fino a quel momento 15 incidenti, non ero uno scaramantico, ma così un po' per gioco, un po' perché magari non si sa mai, avevo deciso di non fare 17 incidenti e che quindi mi sarei dovuto fermare dopo il 16esimo. Con Brancaccio, che si era rivelato un pilota superlativo, io non so se fosse più forte di Monti o no, perché Monti è una leggenda, l'ha dimostrato, ma lui,
che pure a cominciare tardi mi dava la gioia di stare dietro ad uno che aveva fatto sempre il frenatore, una figura di secondo piano, l'interno del Bob a quattro con me, e scendeva come se fossi io a guidare il Bob, eravamo in sintonia perfetta. Adesso capisco magari quei piloti che non volevano cambiare il frenatore, no? E non avevamo grandi prestazioni atletiche in partenza, ma poi alla fine uscirono fuori anche quelle. Finché, mentre eravamo nettamente in testa ai campionati di seconda e terza categoria, fu una curva, nella curva precedente ebbe un problema, l'inesperienza lo portò, invece che a salvare la pelle, lo portò a forzare lo stesso sulla terza curva. Così il Bob si mise per traverso, si piantò all'interno della curva della terza del labirinto di Cervinia. Lui fu salvo per miracolo perché io avevo modificato le maniglie dove mi tenevo in modo che non gli andai addosso perché l'avevo messo in modo verticale, in modo che non premessi su di lui. E lui andò in coma, ma dopo la fine della discesa, perché io lo svegliai chiedendogli di finire la discesa. Lui ricadde svenuto una seconda volta, io gridando lo svegliai. Lui arrivò al traguardo completamente in coma, due iniezioni del dottore non lo fecero rimettere a posto e nonostante tutto erano ancora 17esimi. Con brancaccio trasportato d'urgenza all'ospedale Le Molinette di Torino in coma, io rimasi senza pilota. Avevo fatto con lui il 16esimo incidente, non volevo fare il 17esimo per scaramanzia, un po' per gioco così. Ma dopo qualche giorno mi chiesero di sostituire un frenatore malato, solo per un giorno. Io lo feci controvoglia, non so, non credo in queste cose, ma mi sentivo che non dovevo farlo. È stata l'unica volta che ho fatto il segno della croce in partenza. Mi sono svegliato mentre mi mettevano nell'autoambulanza. Brancaccio era uscito dall'ospedale, aveva parcheggiato la sua auto nella adiacenza della curva d'arrivo di Cervinia e aveva visto Bob uscire. Alla sua richiesta di chi fosse, gli dissero il mio nome di battesimo, Luciano. Lui non aveva capito che ero io. Quando capì che fossi io, che ero stato io, si precipitò, subito lo bloccarono perché normalmente quegli incidenti sono mortali. La differenza tra la vita e la morte per me è stata di qualche metro di neve che si era accumulato nei giorni precedenti, che aveva nevicato moltissimo. Ci misero 45 minuti per trovarmi, proprio perché la neve ci aveva ricoperti ed eravamo a circa 100 metri a valle della curva d'arrivo. Brancaccio mi stavo mettendo dentro l'ambulanza, io lo guardavo in faccia e vedevo in lui un volto conosciuto, ma avevo perso completamente la memoria, non mi ricordavo nemmeno chi ero. La visione della pista di Bob mi fece capire che quella era una pista di Bob e che quindi io potevo essere un bobbista se riconoscevo la pista. Cominciai a intuire il mio cognome e il mio nome e poi quello di Brancaccio, guardandolo, gli chiesi: tu sei Torino, vero? Insomma, piano piano gli acquistai la memoria fino al momento che stavo uscendo dalla curva. Quando ho percepito che stavamo uscendo, ho pensato che sarei morto. Ho cercato di mettere a frutto tutta la mia esperienza, ma non avevo mai avuto un'esperienza del genere. Ho pensato di scacciare il Bob per staccarmi da lui e quindi cadere libero nella neve, ma poi ho pensato che il Bob mi sarebbe caduto sopra, forse, e quindi mi avrebbe schiacciato. Il Bob a vuoto, il Bob a due, può pesare 230-240 kg ed è tutto acciaio. Così ho cercato un riparo schiacciandomi in modo che le barre di spinta e la carenatura potevano avere una qualche protezione. Dovrei essere caduto sul lato sinistro perché ho rotto in quattro pezzi il femore destro sul seggiolino del pilota e ho rotto due costole sinistre. Poi avevo il casco tutto frantumato nella parte sinistra, avevo anche rotto due vertebre cervicali, ma all'ospedale non se ne sono accorte, così adesso sono rimasto con le vertebre che si sono incollate tra di loro
e un ridotto movimento del collo. Questo però a me non dispiace nemmeno aver avuto l'ultimo incidente, è un'esperienza che se sono vivo posso raccontare. Con questo incidente gravissimo è finita la mia stagione agonistica del bob. Ho continuato con l'aeronautica facendo il tecnico e mettendo a disposizione la mia esperienza per i nuovi arrivati. Vorrei dire che la mia formazione aeronautica mi ha dato molto anche per il bob. Il bob ha delle attinenze con gli aeroplani perché gli aerei virano inclinandosi verso il lato interno della curva, lo stesso le piste di bob sono inclinate per sopportare la forza centrifuga. L'aerodinamica l'ho studiata da montatore, le strutture che ho studiato da montatore mi hanno dato modo di capire come poteva essere migliorato il bob più o meno. Avevo avuto anche molti progetti insieme al mio amico Brancaccio che poi non sono stati realizzati perché hanno pietrificato i regolamenti a certe misure che noi volevamo cambiare. Devo ricordare e ringraziare due grandi personaggi del bob. La prima medaglia d'oro olimpica del bob italiana, l'equipaggio dell'aeronautico composto dall'allora sergente maggiore Roberto Dalla Costa e capitano Giacomo Conti, che vinsero a Cortina battendo proprio quell'Eugenio Monti che poi ha dato la vittoria a me stesso. Questi furono degli antesignani anche che insieme ai tecnici dell'aeronautico studiarono la prima carenatura veramente valida sul bob. Forse anche con quella carenatura hanno avuto quel minimo di vantaggio che gli ha permesso la vittoria olimpica del 1956. Questo bob è un cimelio dell'aeronautica militare conservato al centro sportivo di Vigna di Valle e credo che sia quello con cui ho vinto i campionati europei nel 1969. Con alla guida l'allora capitano Frigo, al secondo posto il carabiniere Basuino, al terzo posto il sergente Antonio Brancaccio dell'aeronautica e io ero ai freni. Questo è un bob Poda della famiglia D'Andrea che ha preso piede in grande stile dopo le Olimpiadi di Cortina del 1956. Una famiglia di costruttori che poi è stata affiancata da un grandissimo frenatore, l'ex frenatore di Eugenio Monti, Sior Paes, Sergio Sior Paes. E questa carenatura non è quella del 1956 che aveva studiato l'aeronautica militare, anzi io credo che questa non sia a livello di quella precedente. Ora i bob sono carenati fino in fondo e questi pezzi di legno sotto i bob sono chiamati salvapattini, servono per il trasporto perché i pattini devono essere perfettamente lisci. Il bob a 4 ha i pattini tondi con uno spessore di 12 mm al contatto col ghiaccio e la distanza fra i pattini è di 67 cm. Vanno manutenzionati, allineati con quelli posteriori. Questi anteriori, se subiscono delle variazioni sulle discese, vengono aggiustati con un martello e un contrappeso. Queste sono le orecchiette che tengono imbullenati i pattini, vengono storte finché non c'è parallelismo e distanza esatta di 67 cm. I posteriori invece hanno dei bulloni con dei buchi un po' più larghi, allentando questi bulloni si possono muovere un pochino i pattini e quindi aggiustarli. Lo sterzo è composto da queste due maniglie collegate con la parte sterzante, con dei leveraggi che possono sterzare. Il pilota inizialmente spinge il bob sia sulla leva, devo dire che i primi bob non avevano questa leva di spinta, ma la introducemmo noi nel 68 tenendola segreta fino al giorno di gara per dare modo al pilota di spingere in una posizione più idonea. Il pilota dopo aver fatto circa 15-20 metri di corsa salta dentro, prende le maniglie e dalla carenatura è in grado di vedere tutto lo svolgimento della pista. Ecco, tirando a destra si gira a destra, tirando a sinistra si gira a sinistra. Il pilota appoggia i polsi sulle ginocchia perché i movimenti di sterzaggio sono minimi, anzi bisogna dire che lo sterzo del bob è vincolato a 23 cm per impedire una sterzata eccessiva che potrebbe causare danni. Il secondo, quello che saliva dopo il pilota, spingeva da qua. Normalmente si metteva il secondo, quello che aveva
la velocità più lenta dei tre dell'equipaggio dietro il pilota. Quindi questo spingeva, poi saliva sul bob e si trovava il posto sempre con una certa leggerezza per impedire che il bob sbandasse. Lo stesso valeva per il terzo, che saliva dopo il secondo, certe volte salivano anche contemporaneamente. Il frenatore era più agevolato perché non doveva correre lateralmente, ma inizialmente c'era una tavola inserita nel ghiaccio che impediva al bob di andare oltre quei limiti. Da quella tavola fino alla partenza c'erano 15 metri e il frenatore inizialmente poggiando i piedi con scarpe dotate di piccole punte per non scivolare sul ghiaccio, partiva insieme agli altri, cercando di partire con una coordinazione perfetta. Dopodiché saliva sul bob e si metteva al posto del frenatore. E qui c'erano due leve, adesso le hanno messe in mezzo alle gambe perché evidentemente hanno stretto un po' la carenatura, non c'era posto. Le leve dei freni facevano in modo che tirandole su una specie di rastrello fatto con punte triangolari d'acciaio raschiasse il ghiaccio e fungesse da freno. Dopo il 1979, in pensione, ho avuto delle esperienze negli Stati Uniti dove avevo già sposato mia moglie nel 73. E sono stato per 5 anni allenatore della nazionale statunitense e ho avuto delle esperienze eccezionali, ma devo ringraziare l'aeronautica militare, perché è quella che mi ha dato l'input, mi ha dato la possibilità di fare cose che non avrei mai fatto se fossi stato al di fuori.